Buongiorno, 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 ben trovati, ben trovati con Bed and Breakfast, l'appuntamento quotidiano con la rassegna stampa di BedTaste.it, Non sono in pigiama, eh, C ho una maglietta di it che non si vede qui, vabbè, però ci tenevo a, a sottolineare a sottolineare ciò. Questa settimana, come accennava ieri Berni, ci saranno un po' di cambiamenti di palinsesto, a parte che già avevamo spiegato il, um, qualche giorno fa che i in bed night, buonanotte, stavo per dire bed and breakfast. Um, bed night, insomma, l'appuntamento sarà del mercoledì va in ferie tendenzialmente fino alla metà di settembre, e questa settimana, dato che berni, eh, non c'è, uh, faremo bed and breakfast fino a mercoledì, contrariamente ai piani uh, iniziali. Perché giovedì insomma sarà una giornata in cui avremo appunto uh, un po' da fare. Uh, Mirko non sarà al piscina il pomeriggio, quindi dovremo dedicarci a, a lavorare insomma nel, nel dietro le quinte e non davanti alla alla webcam per uh, appunto uh, portare le notizie sul nostro sito dal, dal quale mancano quelle relative al fantacasting dei Fantastici 4 come probabilmente avrete notato in questi giorni perché abbiamo deciso di bypassare completamente quei rumor uh, in quanto provenienti da uh, una fonte che non riteniamo attendibile quindi vabbè Dopo c'è chi ha preferito, ovviamente, riportare la notizia, c'è chi ha fatto live di ore e ore e ore parlando della della fufa, ma ognuno è libero di fare ciò che vuole. Dopo, però, non lamentiamoci della qualità in caduta libera dell'informazione, anche relativa al mondo dell'intrattenimento. Detto questo, Simone 73, buongiorno. Avete visto il finale di Succession ieri? Che ne pensate? Guardi, Succession ne ha parlato ieri mattina Berni. Um, ne, ne, ne credo ne abbia parlato perché non so ancora se, se l'hai visto dopo la live o oh, non lo so comunque sia io ancora non ho, ho visto le, le prime due puntate tempo fa poi mi sono fermato e lo recupererò uh, più in avanti perché ora io e signora siamo uh, impallati davanti a yellowstone e quindi ecco siamo uh, vi, viaggiamo uh, nelle, nelle lande del e, e, e attraverso le vallate e le montagne del Montana, insieme alla, alla famiglia Datton. Poi siamo in attesa uh, domani sera del finale di uh, Ted Lasso, il finale di serie a quanto pare, perché tecnicamente, dovre, teoricamente, dovrebbe finire appunto la serie con, con la terza stagione, e, qua. e insomma. Ah, ecco, De Galli, buongiorno, buongiorno anche a te. Visto che giovedì non andrete in onda, non se ne potrà parlare, cosa ne pensi eh, della nuova stagione di Ted Lasso? Sapere che probabilmente sarà finale di serie mi fa male. Grande show, eh sì, confermo tutto, tutto quello che hai detto. Mi um, è capitato di intercettare in giro delle critiche un po' pretestuose su, su questa terza stagione, non all'altezza delle altre, ma per me non è vero eh, che... Uh, cioè, sicuramente c'è stato uh, un, un, un incremento nella durata degli episodi che magari ha spiazzato uh, un po di persone che, 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 che ti devo dire non lo so ma è, è, è stata una crescita uh, parlando proprio in termini di minutaggio uh, per me necessaria anche per uh, andare a, ad analizzare le, le vite eh, dei, degli altri personaggi che, che popolano la, la, la serie, appunto sì, ok, che è sentito da Ted Lasso, però uh, è resa grande anche da tutti i vari personaggi di contorno, quindi è giusto così, um, eh sì, infatti, le critiche secondo me assurde e, e non le ho capite. Niccolò Licari dice che c'è stato poco Ted in questa serie, spero sia voluto per il finale, beh, staremo a vedere. Eh, però c'erano tante, tante questioni che andavano, uh, che andavano affrontate anche. Um, for Life. Eh, anche eh, per quel che riguarda appunto le, le, le dinamiche uh, fra i personaggi del, del Club Richmond, e, e non solo, perché c'è anche uh, chi il Richmond uh, l'aveva abbandonato, e adesso appunto è. è è tornato come, come figlio al prodigo. Diciamo che eh, apprezzo particolarmente eh, il, il fatto che, in, una, in un contesto di, di, di cinismo imperante, anche eh, spesso e volentieri eh, in ambito del, di, di produzioni di, di fiction, Ted Lasso sia una serie che parla di, di, di buoni sentimenti. È quasi spiazzante da quel punto di vista, no? Perché non lo, non lo fa più nessuno. Quindi, ecco. Ah, questo era Stream Elements che ci teneva a ricordare che se hai Amazon Prime puoi ehm, abbonarti al nostro canale e eh, non spendere una lira, quindi e chiaramente poi puoi accedere a Bad Taste Plus e quindi ai nostri contenuti sul sito, eh, contenuti ehm, a pagamento, senza spendere una lira, perché basta eh, entrare con le credenziali di Twitch e eh, senza far spoiler, ma in parte sono riusciti a farmi empatizzare con Rupert, scrittori meravigliosi. Ma infatti, cioè, anche tutta la, la, la parte di, di, di quel pranzo d'affari con uh, Rebecca, Rupert Mannion and, and company, è stato, è stato quasi, quasi inaspettato, no? Perché in ogni caso è arrivata a una... Scusate. È arrivata una serie di informazioni sul passato del, del personaggio che l'hanno messo in prospettiva, no? hanno aggiunto una, una tridimensionalità che prima magari non c'era. Sembrava il classico uh, multimiliardario inglese stronzo e puttaniere, e invece, comunque sia, anche lui ha un passato. Allora, bene, archiviato, archiviati i discorsi introduttivi. Vado a condividere lo schermo. In quella sta che è una giornata calma, lenta, distesa: per quale motivo? Perché non è che ci siano chissà quali notizie, e perché non ci sono uh, parecchie notizie, uh, contrariamente al solito? Perché eh, molto semplicemente. Ieri negli Stati Uniti era festa. Era il, il Memorial Day, che è la giornata che cade sempre nell'ultimo lunedì di, di maggio, in cui negli Stati Uniti vengono uh, celebrati i caduti americani di tutte, di tutte le guerre. Quindi il cinema vive in questa giornata perché è una giornata di festa, ma non vive tanto uh, nell'arrivo di uh, chissà quali aggiornamenti nel corso della serata del lunedì, quanto perché le persone. Uh, vanno, vanno al cinema a quanto pare a vedere la sirenetta. Allora, mi mancano solo due episodi di Fubar. Anche in questo caso ho letto critiche pretestuose. Io la trovo una serie godibilissima e molto divertente. e Anche quella la devo, la devo recuperare. Comunque, sia sì, parlando di notizie di un certo livello, ieri forse uh, una delle più, delle più spiazzanti, ma per il semplice fatto che um, è, è, un, è un qualcosa che è avvenuto sabato uh, in Vaticano. E, quindi nel corso del fine settimana non stavo lavorando, però chiaramente mi è capitato di aprire i social e di vedere delle, delle robe che dicevano, ok, Martin Scorsese farà un film su Gesù. E lì per lì pensavo al classico, alla classica puttana, pensavo fosse un meme e invece era un calesse, per, per citare Massimo Troisi. E invece no, a quanto pare Martin Scorsese ha dichiarato il proprio interesse nel voler... Girare un film su, su Gesù. Non è la prima volta che eh, Martin Scorsese, che peraltro mette sempre dei, dei, degli elementi um, attinenti alla, alla religione cattolica uh, nei suoi film, uh, lui ha sempre anche detto che se non fosse. Uh, finito a fare il regista probabilmente sarebbe diventato un, un, un mafioso un mafioso di strada diciamo no? e quindi durante una conferenza stampa che si è tenuta sabato in Vaticano uh, ha dichiarato che mh, ho risposto all'appello del Papa agli artisti nell'unico modo che conosco, immaginando e scrivendo una sceneggiatura per un film su Gesù e sto per iniziare la produzione oh, vale la pena notare che questa cosa è stata detta dopo un incontro privato fra uh, Papa Francesco, Martin Scorsese e, e sua moglie Ellen Morris. Uh, Variety ha poi interpellato Rick Yorn, che sarebbe il, il manager del regista premio Oscar, che non ha ancora confermato, non ha ancora confermato nulla, diciamo, no? Uh, quindi prendiamo per buona questa, questa dichiarazione, ha detto che c'è interesse, ma non c'è... Non, non c'è nulla di più um, in, aggiunta, in aggiunta a ciò. Ora, Martin Scorsese, non penso che la versione di eh, Killers of the Flower Moon che è stata mostrata um, a Cannes, penso sia quella definitiva. Non, se non ricordo male, non sono um, state... Eh, rilasciate dichiarazioni in merito al fatto che quella che arriverà nei cinema ad ottobre eh, avrà un montaggio diverso, più lungo, più corto eh, rispetto a quella di Cannes. Ehm, ora, in questi giorni, ehm, Scorsese è impegnato appunto in un tour. Il tour, scusate, stavo leggendo una, una cosa nella chat di relazione, um, è impegnato in un tour qua in Italia che lo porterà anche alla, alla Cineteca di Bologna e poi boh, quando si metterà a lavoro su, su questo film o sul suo prossimo progetto eh, lo vedremo. Comunque sia, sempre tornando a, a Scorsese e la religione, al di là dei riferimenti più o meno diretti nelle, nelle pellicole che ha girato, uh, ne, ne ha anche proprio fatti due. Uh, che poi mettendoci. Vabbè, Kundun, perché dopo gli si un'altra religione, però ecco, a, a livello di. <coughs> religione eh, cristiana, ha eh, già diretto l'ultima tentazione di Cristo negli anni, negli anni 80 e Silence nel 2016, peraltro se avete visto Silence sapete che ruota intorno alla vicenda di due, eh, anzi tre appunto padri gesuiti eh, nel Giappone di... di della seconda metà del 1600 e peraltro Papa Francesco è, è un gesuita, il primo, il primo pontefice gesuita. E quindi questo come, come dato, così, come, come curiosità a margine. Però ecco, Varai ti ha riportato questa notizia che a quel punto ieri abbiamo, abbiamo segnalato anche noi, perché appunto quello che avevo visto mentre ero al mare sabato non era un meme, ma era aveva un fondo di verità o oh, polverone che eh, chiaramente arriva alla classica battuta che poi Gesù è un po' il primo supereroe mm, il De bello Gallico l'ultima tentazione di Cristo 2 questa volta è veramente l'ultima anche, anche questo è notevole mi sembra un po' anche um, il sequel della passione di Cristo dei, dei Griffin vediamo un po' che altro è, è emerso nella giornata di ieri in ambito, in ambito cinema Ah, ecco, questa è una, una classica comunicazione di, di servizio. Uh, Denti da squalo, che è um, il film prodotto da, da Gabriele Mainetti e diretto da Davide Gentile, arriverà l'8 giugno al cinema, ma all'Arcadia Cinema di Stezzano sarà uh, possibile vederlo um, in anteprima cioè il 5 uh, giugno sarà in anteprima in, in tutta italia che però appunto noi chiaramente ehm, abbiamo organizzato questa, questa proiezione ehm, insieme agli, agli amici di, di Arcadia Cinema questa volta non chiaramente Melzo ma a, a Stezzano trovate tutte le informazioni qua in questo articolo Allora, allora, allora. Sì, vabbè, questa, questa è una curiosità proprio easy peasy. Um, ieri abbiamo pubblicato questa notizia con due video del, del buon Chiano Reeves, perché è sempre cosa buona e giusta parlare di, di Chiano Reeves. Praticamente eh, è stato avvistato mentre suonava il basso con la. Con la band dei Dogstar, la, la, la band che aveva formato insieme eh, a, un, a un suo amico nel 1991 e con la quale non si esibiva da oltre vent'anni, quindi si è esibito su un palco a un concerto appunto con, con la sua band. Qui trovate il video, non faccio partire. Eh, il filmato per questioni di eh, chiaramente copyright, e, ma non solo, perché embeddato eh, nella parte centrale dell'articolo c'è anche eh, un promo che celebra i 100 i anni, il secolo di vita del whisky Santori. Eh, Santori è una nota azienda giapponese di alcolici, che in realtà ha più di 100 anni, però eh, la, la, la distilleria di whisky, ah, whisky anche decisamente buono uh, ne, ha, uh, ne ha appunto 100 anni è uscito questo promo della durata di grosso, oh, scusate, di grosso modo due minuti in cui all'inizio e alla fine eh, vediamo Chiano um, Rims insieme ad altre persone che si reca nel classico uh, barino dei, dei vicoli di Tokyo, quelli con un sacco d'atmosfera in cui si sta in pochi tutti stretti stretti uh, a bere e m, poi però il video prosegue una Specie di montaggio dove appunto si vede anche la, la, la storia del whisky Santori nel, nel tempo con altre bevute da parte di personaggi celebri e si intravede eh, in un paio di passaggi, anche due o tre passaggi. Um, del, si, si trovano appunto delle scene di Lost in Translation, tra cui eh, quella con Bill Murray, It's When It's Relaxing Time, in Suntory Time, eh, in cui lo, lo vedevamo intento uh, a partecipare come testimonial a un promo per, uh, per la bevanda. E questo non è non a caso perché questo promo celebrativo per il secolo di vita del whisky Suntory è stato concepito da Sofia Coppola che di uh, Lost in Translation è stata la regista. Quindi se vi interessa lo trovate lì. O. Oh, Engie ci dice che una scena molto cruenta di Guardiani della Galassia 3 è stata realizzata quasi interamente senza computer grafica ed è uh, il momento in cui si vede il volto massacrato dell'alto evoluzionario. Abbiamo realizzato il trucco integralmente e abbiamo usato questa specie di dentiera a cui si appoggiava il labbro superiore. Era tutto fisico. Avevamo un volto vero che ricoprivamo di sangue e tutto il resto. Gli unici effetti visivi erano gli occhi eh, e il naso affossati. Ah, figo. ah, questa è una cosa che mm, abbiamo riportato. E... Ammetto di non aver avuto il coraggio di eh, essere andato eh, a vedere su Facebook i, i commenti. Cosa è successo? Praticamente c'è in arrivo eh, un adattamento teatrale previsto per il 2024 di eh, Brian di Nazareth. Geniale film dei, dei Monty Python uscito nel, nel 1979 in Inghilterra. Perché in Italia è arrivato tipo con 12 anni di, di ritardo o, o roba del genere. Poi, curiosamente, restiamo sempre in ambito, in ambito oh, religioso. Dopo, Martin Scorsese, e dunque. Tempo fa è stato annunciato l'arrivo di una versione teatrale di Brian di Nazareth. Che stando a quanto dichiarato da John Cleese una manciata di giorni fa eh, dovrebbe arrivare nei teatri londinesi nel 2024 ed è stato sempre John Cleese a puntualizzare in merito a una questione intorno alla quale si sarebbe creato un fraintendimento. Il Monty Python ha ribadito che, nonostante la sensibilità moderna anche sui temi di questioni transgender, l'adattamento teatrale di Brian di Nazareth non rimuoverà il ben noto passaggio del film datato 1979 su Loretta. Se non avete presente di cosa, cosa parlano i Monty Python in quel segmento, potete recuperarlo qua sotto. Ecco uh, qui se non avete mai visto il film, innanzitutto uh, vi consiglio caldamente di, di, di guardarlo. Sta in eh, streaming su Netflix. Um, se non erro, solo non, non è doppiato, è solamente sottotitolato. E questo per me eh, è un bene perché quando era presente con doppiaggio italiano c'aveva il ridoppiaggio di, di metà uh, di, di 2005-2006, ma di quando era arrivato in, in DVD con Columbia, Sony, uh, sì, una decina abbondante di, di anni fa, e non c'aveva più il, lo storico uh, doppiaggio italiano di, di quando la pellicola era arrivata appunto dalle nostre parti. Quindi, ma capire Pisellonio non, non c'è proprio più quella, quella interpretazione esilarante eh, dei, da, da parte del, del cast vocale appunto scelto eh, che, che si era occupato del e dell'adattamento e del doppiaggio del film però eh, la scena di cui stiamo parlando è quella in cui vediamo il fronte di, di eh, liberazione della, della giudea e mh, intento, intento a parlare sugli spalti di un pic di una di, di, di un'arena Uh, e uh, il personaggio interpretato da uh, Eric Kidol, che è questo che vedete qua a, a, a sinistra, uh, dichiara di uh, sentirsi di sentirsi donna e eh, di avere tutto il diritto di mettere al mondo dei, dei figli. Uh, eh sì, sì, devo dire Blu-ray. Ho una moglie, cosa credi? Incontinenza e incontinenza dell'età Così, ecco, si chiama così la eh sì, sì, esatto. Bisogna recuperare la VHS eh, oppure sai che in realtà credo sia tutto su YouTube. Non vorrei una fesseria. Ma mi sa che sta lì a qualità ovviamente non, 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 non accettabilissima, però ecco. Insomma. Stando a un report, quello che, eh, quello che ha generato il fraintendimento, John Cleese um, aveva chiesto a un gruppo di attori americani, durante una lettura del testo della versione teatrale, se la scena di Loretta andasse rimossa, ottenendo come risposta che non era più adatta, più adatta ai tempi moderni. Questo è il commento di Cleese. C'è qualcosa su cui non c'è ecco, ecco, mai stata una lamentela in 40 anni, che io sappia, e ora improvvisamente non possiamo fare perché offende la gente. Cosa si dovrebbe pensare di tutto questo? Qualche giorno fa ho parlato con delle persone a Londra. Ho detto loro che stavo, eh, stavo adattando Brian di Nazareth per poterlo rifare come spettacolo teatrale, non un musical. Ho detto a questa gente che avevamo fatto una lettura del copione più recente a New York un anno fa e che tutti gli attori, molti dei quali i vincitori del Tony, eh, Tony Award Premio Oscar del teatro, diciamo, eh, mi avevano fortemente consigliato di tagliare la scena di Loretta. Naturalmente non ho intenzione di farlo. Così qualcuno fra i presenti ha chiamato un giornalista eh, e ha riportato in modo erroneo ciò che ho detto. Sorprendentemente, nessun media britannico ha chiamato per verificare. Ecco, e questo è quanto. Um... Assolutamente. Eh, Marco Pisellonio, sì, sì, fa, fa molto. Sì, anch'io, anche tenendo conto del, del fatto che pure in originale ovviamente è, è divertente e sapendo appunto l'inglese rido di più con Marco Piselloni rispetto a Bigus Dicus. Eh, anche perché eh, eh, forse è, è molto più facile eh, in, in italiano rendere eh, un nome che, che richiami eh, qualcosa di, di latino in inglese eh, Onio sarebbe stato uh, più, più complicato no? ad aggiungere, ciao agent Cooper, ben arrivato e vabbè, comunque sia bene così che John Cleese non rimuove la scena perché ragazzi sti cazzi, cioè Brian di Nazareth è quello uh, ed, ed è giusto vederlo in quella maniera riadattato chiaramente per, per il teatro allora, no, di questi ha parlato ieri Berni. Um, vediamo questa, sempre di ieri. Aspetta, c'era un'altra roba che. Ah, sì, uh, in Tartarughe Ninja, Chaos Mutante. Che francamente non so, voi ma non vedo l'ora di vedere. Eh, la colonna sonora sarà firmata da Trent Resnor e Atticus Ross. A quello che a conti fatti credo sia il loro secondo cartone animato dopo uh, Soul, non penso neanche dopo Soul della Pixar. Mi pare che non abbiano lavorato ad, altre, ad altri lungometraggi animati. Allora, comunque, sia: Hanno uh, Schwarzenegger ha avuto delle parole molto, molto dolci su, su Bruce Willis e sul suo ritiro dalle scene, um, che come noto è, è stato motivato per via della demenza a uh, fronte temporale eh, di, di, di cui appunto soffre. E quindi quando uh, chi è che l'ha intervistato, Cinema Bland, sì, uh, ha, ha avuto modo di intervistare Arno Schwarzenegger uh, per la produzione stampa di Fubar, serie uh, disponibile su Netflix che era stata citata in chat anche poco fa, ha detto. Credo che sia una persona fantastica. È stato per anni e anni una enorme, enorme star e penso che sarà sempre ricordato proprio come una grande, grande star è una persona gentile. Capisco che, date le sue condizioni di salute, abbia dovuto ritirarsi, ma in generale, sai, noi, non andiamo, noi, noi inteso poi come attori di fin d'azione, eh, non andiamo mai veramente in pensione. Gli eroi d'azione si ricaricano. Purtroppo, per la Um, per la problematica appunto di, di, di salute che affligge Bruce Willis, non c'è purtroppo, una strada a senso unico. Quindi sono dolci e anche sensibili, le parole del, eh, dell'ex governatore della, della California, però purtroppo. Gertrude Scott invece dice che non c'è nulla di offensivo in questa scena, ma assolutamente come qualsiasi questione collegata alla, alla satira. Dopo, dopo è chiaro. Forse ci sono dei, dei, degli ambiti in cui, cioè, in cui il, il pedale dell'acceleratore può essere spinto fino a un certo punto. Poi dopo, ok, però chiaramente per me la, 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 la satira e la comicità vanno, vanno fatte su, su qualsiasi te, tematica, diciamo. Peraltro poi appunto um, lo stesso Terry Gilliam finì per, per citare Loretta anche in un'intervista fatta con, con noi di Bad Taste per... Um, l'uomo ucciso Don Quixote, se non ricordo male, quindi, sì, infatti, De Gallico, meno male che c'è ancora qualcuno così, quello sottoscrivo, sottoscrivo alla grandissima. Allora, poi, sempre Svarsi ci fa sapere che ehm, non è nel cast di Mercenari 4, cosa che sospettavamo già, però eh, sempre durante la promozione stampa di FUBAR ci ha tenuto a ribadire... Che eh, si è un po' rotto di mercenari. Rifarà qualcosa con Sylvester Stallone prima o poi, però mercenari basta. Eh, quando infatti gli è stato chiesto se sarà anche lui nel film, ha detto: No, è stato già girato, io non ci sono. Eh, io ho detto a, a, a Sylvester Stallone: Sai cosa? Abbiamo già fatto e me ne tiro fuori. E Stallone ha capito le mie ragioni. Poi raccontate anche un po' come, come è nato il suo coinvolgimento nella, nella saga che ha, che ha riunito uh, le, le più grandi star del cinema di azione di, di ieri e mm -hmm. mi vedeva da ieri di oggi, ma anche quasi dell'altro. Ieri, anche se tecnicamente. No, anche di oggi, perché sono Stata, ancora. Uh, è, è qua e combatte. Fra un po' combatterà anche con. Uh, con uno squalo gigante nel seguito di, di Shark che non vedo l'ora di vedere. E, insomma, Joa si spiega. Ho partecipato al primo Mercenari come eh, piacere personale per Sly. Um, ho girato. Oh, scusate, ma fatto a Sly, correggo. Seduta stante. Che palle, non me ero accorto. Allora. Sgrunta io sono sgrunt ce la faccio eh arrivo questo mi vedete rallentato ieri ho dormito veramente di merda c'è un sonno che mi metterà a dormire qua, qua in live ho per esempio, la prima c'è come piacere personale fatto a slide Ok, ecco qua. Uh, ho girato per due ore un saur in una chiesa insieme a Bruce Willis. Poi Slime mi ha chiesto: ma non è che parteciperesti anche ai Mercenari 2? E sono lavorato un weekend, e poi la mia parte è stata espansa per il terzo capitolo. Ma poi basta, faremo qualche altra cosa insieme un giorno. Quindi, se vi aspettavate di ritrovare Schwarz anche nel quarto mercenari che eh, dovrebbe uscire a settembre del 2023, sappiate che così non sarà tanto agente Cooper mi dice che Sabato ha visto Renfield, per me è un film veramente divertente e Nick Cage secondo me si è divertito come un figlio uh... si è divertito come un figlio ma ha l'espressione Umbra? Eh, no, la una domanda, sto serio, eh? cioè nel senso uh... si è divertito come un figlio non la conoscevo, cioè quindi si è divertito con uh, un matto, che quello ho capito però ecco Ehm No, io non l'ho visto ancora, spero di recuperarlo questa settimana. Ma lo scorso weekend, primo weekend di, di mare, lo ammetto. Quindi la sera proprio uh, cotto, cotto sul divano in preda alla, alla stanchezza, anche perché fino a nove giorni fa, sette giorni fa, qua mh, ha piovuto di continuo per un mese. Proprio non, non, non ero neanche più abituata a tutta quest'aria, vento, salsedine. Uh. Uh, first reaction shock allora adesso uh, levo un attimo la condivisione dello schermo perché ieri è arrivato un bustone da parte del signor David Zaslav ecco qua Warner Bros. Discovery che contiene oh vai a fuoco brava webcam brava logitech uh, contiene un po di cose come prima sorpresa c'è cioè una felpa che creed 3 uh, forse un po' oversized per il sottoscritto no ho sbagliato qui creed 3 dietro c'è scritto you can't run from your past non puoi scappare dal tuo passato o oh, peraltro vabbè è un po' una L come non lo so um, vanno vanno meglio le, le M o le S però vabbè quest'inverno la userò sicuramente è un cotone, devo dire, cioè, ma, ma stupito perché dico: Ma come? è sintetico? invece no, 100% cotone. Ci sono rimasto perché uh, un gadget promozionale di alta qualità. Poi, unboxing time. No, ma sono troppo rincoglionito stamattina. gente mm, Già è, è tanto se riesco a mettere in fila uh, due parole a digitare sulla tastiera. Oh, poi allora rim rimanendo in tema Creed abbiamo cosa offre la casa? Offre la collezione della trilogia di Creed ovviamente che andiamo ad aprire o almeno mi, mi sparo Creed 3 perché mi manca non l'ho visto al cinema, Creed 3 che è quindi disponibile in home video con Warner ma dal 9 giugno sarà anche su uh, Prime Video perché ricordiamo che ormai um, il franchise si sì, arriva a ah, i ticket Ambientale digitale pellicola PP5 raccolta plastica. Hmm, cose nuove in materia di, di riciclaggio. Vabbè. E dicevo, um, Creed eh, appartiene alla, alla MGM, quindi eh, distribuzione cinema e, e un video Warner, ma streaming con Amazon. Ecco qua: Tripping Collection. Eh, questo è un, è un classico cofanetto amarei 4K standard, per cui plastica nera, dentro ci sono uh, i, i dischi, eccole qua, adesso faccio un casino, mi cascano tutti, c'è anche, anche, sì, anche blu-ray, quindi abbiamo sia a, a, altissima definizione che alta definizione. Qua è il retro, e eh, vabbè, tanto scusate, ma mi stanno summonando in redazione, credo. Vabbè. e mh, poi sempre rimanendo uh, il tema è collegato a questo franchise si capisce dall'audio cos'è è chiama steelbook lo metto con la smr ecco così è meglio c'è anche la steelbook di rocky 4 poi non capisco se, ah sì esatto infatti volevo dire, ma include anche la versione eh, Director's Cut di eh, Sly Stallone, sì non so se si legge qua mm, metti a fuoco vabbè insomma, questa è la steelbook di Rocky IV in cui eh, c'è sia il film uscito al cinema uh, illo tempore adesso la apriamo che dopo la ripongo in soggiorno nel settore Steelbook, allora vediamo come al solito la insopportabile fascetta di carta attaccata. Uh, ce sembra, sembra, sembra muco, ma invece è colla. Tra che viene sempre via molto bene. Quindi ecco qua, ecco, l'ho detto e ne è rimasto un po' qua in realtà. Tanto dei dettagli audio, eccetera, eccetera, me ne frega poco. Oh, fighissima dietro. Poi se controllate su, su Bad Taste trovate ehm, nel, nelle varie notizie collegate a Rocky un sacco di aneddoti anche relativi alla lavorazione di, di Rocky 4 raccontati nel corso degli ultimi anni e, di pandemia eh, sia da Sylvester Stallone che da Dolph Lundgren ehm, di, di, di pugni che hanno quasi mandato al Campo Santo lo, lo stesso Stallone. E questo invece è l'interno, eccolo qua vedete anche riflesso sia un po' il computer che la libreria um, dietro, che in realtà è davanti a me ma ecco, avete capito cosa intendo ed eccoci qua, e intanto vi per Virginia rinnova l'abbonamento per il 28 per il 28esimo mese consecutivo, quindi smack, grazie adesso allora, andiamo a vedere un po' uh, in ambito tv se c'è qualche notizio curiosa da, da segnalare beh vabbè Innanzitutto c'è anche Blockbuster, ehm, non, non la serie TV, proprio la catena di video noleggio che poi peraltro non, non esiste più, però l'account uh, Twitter uh, è ancora vivo. Che ha preso in giro la, la questione della, mh, del blocco della condivisione delle password di, di Netflix, perlomeno poi il blocco della condivisione password uh, all'infuori del nucleo domestico, perché. Vabbè. La Connie Blockbuster ha ricordato i tempi del noleggio: non importava con chi condividevi le videocassette, fin tanto che le eh, essere consegnata in tempo. Vedi, questo è il tweet: appunto un'amichevole ricordella che ehm, di quando noleggiavi da noi le, le VHS, non, ci, non ce ne fregava con chi appunto condividevi la visione del film eh, della VHS, eh, bastava, riportarla, ehm, bastava riportarla in tempo. Bei tempi, devo dire dei tempi, questa è proprio la vecchiaia che, che parla. Oh, poi per chi è interessato alle questioni relative a Succession trovate un, un, una ricca uh, proposta di, di articoli anche chiaramente spoilerosi, uh, adeguatamente segnalati, che vanno appunto a parlare della, della, della serie Conclusa sì, da, da, da poche ore, ma questa è fantastica. Comunque sia invece parlando sempre di, di robe HBO perché nel corso di un'intervista, un Pedro Pascal ha raccontato di essersi scusate, bevo di essersi beccato in impressione agli occhi per colpa. Dei fan, chiaramente ricorderete che mm, il buon Pedro 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 Pe si è fatto notare. Um, al, al, dal grande pubblico, nel momento in cui um, ha interpretato Oberyn Martel in, um, in, nel trono di spade, se avete visto la, la serie TV, e do per scontato che l'abbiate fatto, se non l'avete fatto, eh, vabbè, eh, sti cazzi, mi spiace, ma sto, sto per dire come, come muore il suo personaggio. Uh, schiatta uh, in una scena in cui la, la, la montagna gli frantuma. Sostanzialmente il, il cranio con la, la morsa delle sue mani e gli praticamente spapola anche eh, gli occhi, Vabbè. e quindi cosa succedeva? Che tutti i fan che, che lo incontravano, gli chiedevano di fare, eh, di fare delle foto in cui eh, lui si, si prestava a, a ricreare questa scena impressa nel, nelle menti di tutte le persone che eh, hanno visto. Hanno visto la serie Targata HBO, cosa che lui chiaramente faceva ben volentieri proprio perché stava uh, assaporando con, con estremo piacere questa, uh, questo suo inizio di, di popolarità, eh, però si è beccato un'infezione agli occhi. Eh, non, non viene specificato di che genere, una congiuntivite, suppongo, non lo so, uh, proprio perché eh, le persone gli appoggiavano uh, uh, le mani sugli occhi, ecco, diciamo che. Se io mai avessi fatto una cosa del genere, anche prima del COVID, avrei avuto magari l'accortezza di diremmo una pulita alle mani perché cioè, e che cazzo, poi appoggiare le mani sugli occhi di qualcuno dai, che schifo! Non si fa. De Gallico, uh, no, stai spoilerando qualcosa contro dieci anni fa? Sei matto? De Gallico, ti ricordo, ti ricordo che. È accaduto più di una volta che um, qualcuno rompesse i coglioni in caccia ad articoli, quindi chiaramente su Facebook, in caccia a post relativi ad articoli in cui magari si parlava uh, del rapporto di parentela fra Darth Vader e Luke Skywalker. Quindi um, non c'è limite alla follia, eh, ricordiamo. Allora, diamo un attimo un'altra... Scorsa qua in tv, abbiamo ah, un po'. Aspettate, no, c'era qua una roba che. Uh, uh, uh. Ah, sono finite le riprese, dov'è? Di Rick e Mishon, uh, le riprese della miniserie con Andrew Lincoln e Danai Gurira. Scusate, ho sentito piangere un bambino, ma. Non abbiamo bambini, vabbè, da dove arrivava paura? Anche perché stiamo in una casa, cioè, stiamo in un palazzo, non stiamo in un palazzo con altra gente, quindi è una cosa un po' inquietante. Forse era Sara che stava guardando un video, non lo so. Comunque sia. Mm, le riprese di sei episodi che compongono la miniserie Rick e Michonne progetto spin off di The Walking Dead si sono concluse, il cast e la troupe erano impegnati sul set dal mese di febbraio uh, con il titolo di lavorazione di Summit e online è stato condiviso un messaggio scritto dallo showrunner Scott M. Kimple, dai protagonisti Andrew Lincoln e Danae Gurira e dai produttori Dennis Huth e Brian Bokraf um, vabbè insomma Grazie per aver creato il prossimo mondo di The Walking Dead con noi. Il vostro talento, energia ed entusiasmo durante tutta la lavorazione ci hanno fatto affrontare ogni cosa, realizzando una storia che ha richiesto oltre un decennio per essere eh, portata a termine. Questa storia continuerà a vivere e il nostro lavoro con lei. Siamo quelli che sopravvivono. Ah, tanto ormai dopo um, The Rock con Shazam e cioè The Rock con uh, Black Adam, intendi, e Superman, non Shazam, credo. Vabbè, sì, comunque se Andy Muschietti con Death Flash lo spoiler è diventato un tana, libera tutti. Sì, vabbè, ma poi, cioè ragazzi, siamo sempre lì, a me, sta, stanza, ah ecco, scusi, scusa, avevi puntualizzato poi, stanza da, da spoiler per, dei, per i cine francamente, ma ha cominciato anche un po' a, a stancare. Allora, vediamo se c'è qualcos'altro perché, se no, uh, vado uh, in chiusura di live appunto, per questa live più, più breve del solito, perché abbiamo da fare che, che Berni. Non c'è. No, scusate, voglio vedere, eh, non so se Berni. Questa ieri l'ha vista, però, visto che io non, non avevo ancora letto lo speciale, eh, lo, lo, voglio, lo voglio vedere un secondo, qua eh, insieme a. A tutti e tutte voi, le cinque serie animate tratte dai videogiochi che tutti noi vorremmo dimenticare. Um, spero che abbia citato la serie di Resident Evil. Attenzione, non è stata citata. Ah, no, giusto, animate. Uh, quindi che cazzo dico? Scusate, il rincoglionimento di cui prima. Uh, per questo motivo, insomma, visto che. Um è uscito The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, poi anche il film di Super Mario Bros, serie animate con Marchini, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo deciso di rovistare nella spazzatura delle produzioni degli anni 90, cercando le cinque serie animate tratte dai videogiochi che non avremmo mai voluto vedere. Mamma mia, un regno incantato per Zelda. Mi era arrivato pure su Italia 1. Io sto roba non la ricordavo. Serie animata composta da 13 episodi andata in onda in Italia 1, eh, in Italia 1990. Mamma mia. Ma davvero? Vi basti pensare che la gag principale dello show è Link che, completamente innamorato della principessa di Irule, tenta di baciarla fallendo di volta in volta per motivi differenti. Mamma mia. Me la sono completamente persa. Un videogioco per Kevin Captain N. Questo ciò ha dei vaghi ricordi invece. Cosa succede se un ragazzino viene catapultato in un mondo digitale all'interno del proprio televisore e incontra alcuni celebri personaggi dei videogiochi? Niente di, <ride> Niente di interessante a quanto pare. Il potenziale di un'idea del genere è senza dubbio molto alto, ma un videogioco per Kevin, Captain N, non riesce minimamente a sfruttarlo. Il giovane Kevin Keane incontra infatti eroi del calibro di Simon Belmont protagonista di Castlevania, Kid Icarus e Megaman, ma non riesce a dare vita a nessuna situazione interessante, danneggiando anche quanto di buono offerto dal materiale videoludico. Vabbè. Vi basti pensare che il protagonista di Castlevania viene dipinto come un pilota della prima guerra mondiale, con tanto di zaino, paracadute e occhialini? Questo sarebbe Samuel Belmont, quindi sto imbecille col ciufobio? Vabbè. Ok. Sensazione simile anche per il parco villain, che tiene in ballo nemici come... Mother Brain di Metroid, certo, King Hippo di Punch-Out, Alucard di Castlevania e Ganon di Legend of Zelda. Timore di che Ganon è questo qua sotto, ho paura. Oh, santa miseria, addirittura 34 episodi, la voglio recuperare su YouTube se c'è. Ah, Darkstalkers. Avevano fatto il cartone animato tratto dal picchiaduro Capcom che era una figata, Trattandosi di un prodotto con un target molto basso, la violenza e la sessualità di alcuni combattenti viene ridotta all'osso. Mamma mia. Vabbè. No, vabbè, la serie di Donkey Kong Country, ragazzi, io proprio. No. Ma quando l'hanno fatto? Se pensate che la computer grafica del giorno d'oggi possa raggiungere livelli qualitativi davvero bassi, forse è perché non avete visto la serie animata di Donkey Kong Country, datata 1995. In questo fin troppo longevo cartone, vediamo Donkey Kong difendere una potente reliquia magica dagli assalti del malvagio Re. K-roll, eh, deciso a fare di tutto per conquistare l'isola degli amabili gorilla. Se la prima stagione poteva essere perdonabile, si sì, ballerà, cioè, se questa è la, è, è la resa. È, era molto più performante la grafica de del Super Nintendo. Ma poi perché hanno delle dimensioni? Perché c'è sto stacco di gambe, lei e anche lui? Vabbè, vabbè. Se la prima stagione poteva essere quasi perdonabile, dopo tutto erano altri tempi, lo stesso non si può dire per la seconda. Possibilmente eh, ancora più terrificante sotto il profilo puramente tecnico. Il problema principale è, senza dubbio, la fisica dei corpi dei personaggi, completamente falsata e incapace di trasmettere una sensazione di pesantezza ai vari modelli. A questo si aggiungono ovviamente le animazioni terrificanti che al giorno d'oggi risultano semplicemente inguardabili Ammettiamolo: in passato ci facevamo andare bene qualsiasi cosa, ma al giorno d'oggi alcune produzioni sarebbero del tutto inaccettabili. Sonic Underground, ma, ma chi è? Chiudiamo la nostra lista con Sonic Underground, serie franco-statunitense uscita in Italia nel 1999. No, io non, non ho ricordi, non ho veramente ricordi. Il primo elemento a lasciare spiazzato lo spettatore è la trama di fondo. Sonic e i suoi due fratelli, Sonia e Manic, devono cercare la loro madre per ottenere il potere necessario per scacciare il dottor Robotnik che si è impadronito del pianeta Mobius. Per fare questo, il trio si unisce ai Combattenti per la libertà, un gruppo di ribelli disposti a fare qualsiasi cosa per ritrovare la regina Alena, Ale, Alina, non lo so, boh. ma se pensate che sia finita qui, vi sbagliate di grosso: ognuno dei tre fratelli ha un medaglione magico che può essere trasformato in uno strumento musicale quando tutti e tre i personaggi utilizzano i propri poteri, formano una vera e propria band che risponde al nome di Sonic Underground. Non è necessario aggiungere altro. E no, caro Luca Mazzocco, hai ragione, non è necessario. Aggiungere altro, sono veramente eh, sconvolto da queste che sono quasi delle, delle rivelazioni per il sottoscritto perché la serie di Zelda me la ricordavo, non sapevo fosse arrivata in Italia. Um, Captain N, eh, sì, che poi in realtà non so se, se perché l'avevo vista o perché magari ne avevo uh, letto su qualche. Uh, rivista di videogiochi del, boh, cioè eh, dei videogiochi dell'epoca boh, c'ho veramente ora dei ricordi che potrebbero essere falsati ma il resto proprio proprio no sigla, oh, scusate ma come... No, vabbè, cioè, non, non lo, lo voglio vedere tutto, non, non voglio spoilerare nulla durante questa, questa live, non voglio spoilerare nulla a me stesso di questa, di questa nefandezza. Vabbè, allora, che dire? Oggi la live termina un po' prima, appunto, perché dobbiamo, dobbiamo tutti, non è, non, non è plurale mai estatis, tornare eh, a lavorare sul sito. Mentre, qua, appunto, il Manekineko dice ciao e eh, vi ricordo che niente bad night questo mercoledì e niente bad night fino uh, credo a metà settembre e mh, giovedì niente bed and breakfast sempre perché eh, in, questa in questa settimana andremo in onda uh, a, a capacità ridotta anche, anche la mattina, però domani invece no mercoledì ci saranno uh, non ci saranno le, le live di, di nonno e venerdì fra l'altro non ci sarà neanche quella di videogiochi perché eh, eh, giorno uh, di, di festa e quindi uh, ovviamente al nostro luca abbiamo detto goditi anche tu la, la, la giornata di festa e non stare davanti al computer a uh, anzi computer, alla console a giocare a, a quel che lei poi la console la console alla playstation alla switch non lo so però quello che avrebbe avrebbe dovuto portare live. e per quel che mi riguarda, vi do appuntamento la prossima settimana. Credo che eh, riapparirò da queste parti giovedì prossimo. Cioè, chiaramente, quindi giovedì, cos'è il 5? L'8 giugno. Perché prima non, non potrò. Perché sarò, sarò fuori anch'io qualche giorno. E che dire? Vi auguro buon proseguimento di giornata. Buon proseguimento di settimana. Buon ponte di inizio giugno, se, se lo farete e se non lo farete, vabbè, buon fine settimana uguale. Ora faccio così con la mano, anzi come il manecchino eco, sempre così. Clicco su concludi, trasmissione 1 e su conclu di trasmissione 2.